pure per un momento. Allora, quando sono fatto la recitazione, perché mi devo scusare, ho detto per gli inglesi che mi facevano fare questo, perché nell'elenco delle domande che era stato inviato, questa mi diceva quella a cui abbiamo appena risposto, non c'era. Per questo rispondo io personalmente con... Questa domanda è stata elaborata dall'Associazione Comunale Giordano Bruno. Quali iniziative intendete poter essere per rilanciare le due fondazioni, di Giordano Bruno? Allora, ha chiuso la parola con il suo creato lavoro con il suo premio. Allora, Nola è risaputo che è una città d'arte, storia e cultura. Per rilanciare tali fondazioni, però, è opportuno anche capire che una buona amministrazione debba interessarsi di quelle che sono le fondazioni carne e quelle che sono le feste carne della città. Non può lavarsi le mani e dire la politica non entra nella fondazione quando poi il comune è socio della fondazione. Io immagino una festa di Gigli dove al suo interno ci sia un programma e una creazione di festival all'interno, perché bisogna esaltare non soltanto quello che è il giorno della domenica, ma bisogna esaltare quello che è l'arte alla base della festa dei Gigli. E per arte intendo la musicalità, la cartapesta, una creazione di albi che consentano la scelta di cantanti, ma da parte dell'amministrazione comunale, così come i cantanti, anche tutti coloro che fanno parte del sistema festa, in modo tale che il comune controlli quelli che sono le effettive persone che lavorano al suo interno. Per quanto riguarda invece la Fondazione Giordano Bruno, è opportuno un'organizzazione, così come per la Fondazione Festa dei Gigli, volta alla creazione dell'esaltazione della figura di Giordano Bruno, non soltanto con il certame bruniano, ma incentivando la lettura, incentivando il teatro, incentivando tutta quella cultura che le associazioni sul territorio sta portando avanti, ma sta portando avanti da sola. Io immagino un sistema di unione di intenti tra l'amministrazione e le fondazioni, perché non è possibile che l'amministrazione di una città si lavi le mani di ciò che debba essere il fiore all'occhiello della propria città. Grazie. Grazie a tutti. Stesso argomento, avete detto tutti i 3 minuti per lei. Per quanto riguarda la Fondazione Festa dei Gigli, non penso in questo momento a nessun rilancio. Pensate che Nola è l'unica città della rete delle grandi macchine a spalle, insieme a Viterbo, Palmi, Calabria e Sassari. È l'unica città ad avere una Fondazione Festa dei Gigli che si occupa della valorizzazione della stessa. Ovviamente quando è stata inserita la fondazione è stata subito bersagliata, ma perché è tipico di ogni nolano, noi l'abbiamo versato, ognuno di noi è amante della festa, ognuno di noi è filosofo di questa città, quindi deve poter dire sempre la sua. Avere a che fare con i Gigli, utilizzando questo termine, è cosa difficilissima. In questi anni è stato fatto tanto, io ringrazio chi ci ha messo la faccia, la competenza e la professionalità a titolo gratuito per fare in modo che oggi, con la nomina di Luigi Vecchione, cioè veramente, stiamo veramente raccogliendo i frutti di quello che significa valorizzare una festa. Vi ricordo che qualche settimana fa a Nola c'è stato Pippo Baudo a titolo totalmente gratuito per la presentazione del manifesto della Festa dei Gigli. Lo stesso presidente Vecchione è riuscito a portare la Festa dei Gigli a Canale 5, a Maurizio Costanzo Show. Quindi questo è valorizzazione, ovviamente non ci serviva a raggiungere grandi risultati,
all'improvviso, ma ci vuole tanto lavoro, perché giustamente Nola non è una città conosciutissima, e grazie alla festa riusciremo a raggiungere, riuscire al di fuori dei contesti nazionali, addirittura mondiali, perché il sigillo UNESCO ci dà proprio questa opportunità. Per quanto riguarda la Fondazione Giordano Bruno, devo fare delle precisazioni, perché forse non tutti sanno che l'anno scorso è stata commissariata dalla Regione Campania, quindi da De Luca, per nominando Maffettone, perché la Regione Campania da statuto è socio della Fondazione Giordano Bruno e ogni anno doveva prevedere nel proprio bilancio una quota, una somma da versare al Comune di Nola. Questo non è stato mai fatto, e nonostante ciò il Comune di Nola ha sempre fatto in modo che la Fondazione Giordano Bruno potesse raggiungere dei risultati. Al di là del certame programma che era organizzato dalla Fondazione, ma dall'amministrazione comunale insieme alle associazioni cittadine tra cui Meridias, la Fondazione stessa, e qui dovrebbe saperlo anche l'associazione che ha proposto questa domanda, con la quale ho collaborato in questi anni, la Fondazione si è occupata della promozione di Bruno non soltanto attraverso il certame. Negli anni passati ci sono stati a Nola, in città, tantissimi studiosi di fama internazionale che si sono confrontati sul pensiero bruniano e hanno fatto in modo che, incontrandosi qui a Nola, hanno portato il nome di Nola nel mondo. Io ritengo che le fondazioni devono avere una gestione autonoma, anche se nominate e controllate dalla politica, ma devono essere autonome rispetto alla politica. Definivo tempo fa questa percia mortale politica, che aveva fatto un ingegnere del mondo. Detto questo, io penso che l'amministrazione, delegando le fondazioni, sia Giordano Bruno, anche la fondazione del CGI, deve preoccuparsi dell'accoglienza. Le fondazioni devono preoccuparsi dello sviluppo e della promozione. Però noi, prima di incentivare la gente a venire in città, l'amministrazione deve pensare a rendere una città accogliente, che spesso la nostra città è una... diventa un imbuto e con sempre gli stessi protagonisti e spettatori, gente che viene da paesi dove organizzano anche loro la festa, anche copiando, cioè anche trattandocela male, però noi dobbiamo organizzare l'accoglienza dei turisti in città. Poi la fondazione devono lavorare loro su indicazione della politica.